è pronto per essere utilizzato. La strada è stata recentemente riasfaltata e gli arbusti e i rovi ai lati sono stati estirpati, ma comunque rimane chiuso al transito. Questa è la situazione del sottopasso in via Fanella, che colleghi i quartieri Fano 2 e Centinarola e che da 2 anni a questa parte è rimasto in disuso dopo la sua costruzione. Nonostante il raccordo sia ultimato, il sottopasso realizzato in occasione dell'interquartiere dell'ampliamento della terza corsia della 14 rimane sbarrato ed i residenti si chiedono il motivo. Prima che facevano questi lavori qua, guarda, da dicembre che è chiusa, sicuro. E hanno chiesto già diverse volte prima di iniziare la scuola per i bambini passare con le bici, ancora niente. E ancora non si sa cosa fare. Visto, tra l'altro, secondo me hanno sbagliato anche decisamente il progetto, in quanto che nel primo allargamento per la terza corsia perlomeno l'allargamento era allineato. L'attuale allargamento dovuto alla complanare è addirittura storto da una parte, quindi l'impressione che uno ha scendendo è di ritrovarsi un muro davanti. Non so se voi l'avete visto, è una cosa allucinante. Io sono anche ingegnere, insomma, mi è saltato all'occhio, però... Evidentemente qualcuno non sa fare i progetti, visto che l'esproprio era così ampio, potevano farlo almeno dritto, nonché un po' più largo. Numerose sono le voci che girano a riguardo. C'è chi afferma che manchi la segnaletica adatta, chi invece sostiene che l'amministrazione comunale sia indecisa sul da farsi, se trasformare il sottopasso in una strada a senso unico o ancora in una zona ciclopedonale per permettere soprattutto ai ragazzi che tornano da scuola di utilizzarlo. C'è anche chi dichiara che il passaggio sia già aperto ed utilizzabile, ma i New Jersey in plastica e di cartelli di sbarramento testimoniano il contrario. Visto la situazione a questo punto è ovvio che non può essere a doppio senso e visto che ormai siamo abituati al fatto che non si passa in macchina, secondo me la cosa migliore sarebbe lasciarlo pedonale, ciclabile e basta. Illuminandolo però, perché è veramente pericoloso. Adesso andiamo verso l'inverno, alle 5 buio. Non si può passare. Comunque tuttora credo che non si sia deciso cosa fare, perché ci sono dei... Prima c'erano i New Jersey di cemento e non si passava, adesso hanno messo quelli in plastica, qualcuno li ha spostati, quindi si passa, ma è una cosa di fortuna. Non so, ecco, è una cosa abbastanza vergognosa. Domani l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli replicherà ai residenti per fare chiarezza sulla questione.